Io ci sono. Ok. Ho il mattarello come arma. Io un martello. Fabio è arrivato. Sono carico come un asino. Qualcosa? Servono, Niki, ti servono giù. Delle tende lì? Sì, sì, due. Due tende. Allora te le prendo, aspetta che te le prendo. Tende. Ma ti chiudiamo qua dentro, ok. Andiamo. Dove siamo? Servono due tende per le porte principali, una da davanti e una sul retro. Però non è una gran casa, purtroppo c'è poco. I libri sono molto utili, il libro quello base rosso, quello è veramente utile. Io ho un elettricista 2, ma essendo già io elettricista può darsi che mi serva anche... No, ti serve, ti serve. Eh sì, perché se parto parti già da elettricista è il livello 3, quindi se tu leggi quello sale più velocemente. E tu già hai un bonus essendo elettricista in elettricistica, cioè tu essendo già elettricista sali più velocemente. Ecco. Puoi chiamarmi, Niki, mi sono entrato in casa, sono al secondo piano. Niki, ho due cacciaviti, ne vuoi uno? Io ce n'ho già uno di cacciavite. Ah, ne butto giù uno per Niki, lo metto sul tavolo. Ce l'ho. Ah, ce l'hai già? Boh, è arrivato. Oddio, ma questa casa... È arrivato Kowalski. Sembra la mia casa di quando ho fatto la prima partita. Sì, sono standard, sono sempre quei 10-12 formati. Tò. Allora, copri le tende, va, bravissimo. Allora, se restiamo qua, io comincio a mettere roba in frigo. Sì, metti roba in frigo. Cioè, bisogna chiudere per il momento. Le tende qua. Ma che cosa va in frigo? Il formaggio lavorato, il pane e no. Il momento al martello. E la forchetta, la bistecca, okay. Il pane non va in frigo. Boh, siamo chiusi. Adesso possono solo sentirci i zombie, non possono più vederci. No, le verdure miste vanno in frigo. In freezer vanno le verdure miste. Beh, le metti in frigo così le usiamo. Ormai sono scongelate. Qui non ci sono pentole. C'è proprio un cazzo. Cosa c'è qua? Dobbiamo cercarle. C'è il tagliere di legno, sì. Purtroppo no, voi non ne avevate di là. Sonniferi, di ciò. Ciao, Ricky, ragazzi. E delle vitamine anche. Ricky, sì. Vuoi un cavatappi? Un cavatappi, sì. Una priscatola che a te può servire, visto che sei qua. Un attimo. L'ho messo nella... ragazzi, portiamolo sempre con noi se ce l'avete, cioè se lo trovate. Ne ho solo uno, lo lascio a Ricky che è il cuoco. L'ho messo nel mobile dove ci sono tutte le cose in scatola. Io qui ho lasciato anche un cruciverba e una rivista. Ah, giusto, metto giù. Ebbene, la mia me la leggo io. Principalmente la priscatola deve prenderlo Riccardo, è lui il cuoco, è più utile che ce l'abbia. Infatti lui. Lo poi però una priscatola a testa, siccome è uno di quegli attrezzi indispensabili. Sì, che devono avere tutti. Devi averlo, perché se mai che ti perdi rimane imboscato. Figa, Fabio è uguale, Fabio. Figa, io sembro cavalca, cazzo. È vero. Perché ho fatto i capelli lunghi, ma fanno cagare, ho fatto un rambo molto veloce. Elettrico, io comunque non ho capito dove sono nato. Ah sì, qua cacchio, eravamo in un'altra città proprio. Allora eravate in un'altra città? Sì. Allora dove cazzo ho giocato io? Dove siamo? Questo secondo me è l'ultima città, forse. No, non è West Point. West Point è quella più vicina a quella in alto a destra. Io direi che possiamo uscire, ragazzi. Ok, io sono un attimo. Crisi di nervi, annoiato e anche affamato, quindi mangio qualcosa al volo. Figa, crisi di nervi, manca. È perché è fumatore il mio, devo fumare. Ah, figa, vero. Prendo le sigarette e te le portiamo. Ci vuole anche l'accendino, mi sa, per accendere, sennò ti tacchi il cazzo. Ah, sì? Sì. Figa. Ok. Usciamo? Vai. Usciamo. Figa, il tridente d'attacco, la formazione. Figa, ci sono 5, 6, 7 zombie. Sono tutti qua. Chiudete, okay, la porta, chiudete la porta. Segui Fabio. No, ce n'è un casino anche su. Ragazzi, nel bosco. Ricky, andiamo. Piano, Fabio, aspetta. Non correre nel bosco. Perché nel bosco... C'è anche Fabio. Mi vedono. Ci sono gli zombie nel bosco, ci sono degli zombie. Attento, Ricky, ci sono degli zombie vicino a te. Guarda, l'ho visto. Fabio è il primo, io sono il secondo e Ricky è il terzo. Ci sono gli zombie nel bosco, state attenti. No, brutta idea andare nel bosco, cazzo, ragazzi, perché se no non voglio... Okay. Ricky non c'è più. Io sto cercando di seguire te, Fabio. Ma vai, corri!
ma non corre più. Riccardo, quello vestito. Torna su, nero. Torniamo, no, su, quelli, ragazzi. Torniamo su, quello è uno zombie. Torniamo su. Ragazzi, okay, morso. Ti hanno già morso? Sì. No, davvero? No, secondo me, no, non lo so, mi hanno ferito. Non devo... Morso, morso, sanguinamento, morso, sanguinamento. Davvero? Sì, sì. Sei già morso? Eh sì, ragazzi. Oddio, sono stato circondato. Ma ce ne sono un fottio. Sì, ma non sono combattuto da quasi gli zombie. Io sto scappando. Infetto. No, quanti ce n'è? No, no, ragazzi, se andate in giro, ne attirate di più. Siamo se andate in giro, ne attirate di più. Ah. Non dobbiamo andare in giro, ma adesso guarda quanta gente che abbiamo chiamato in giro. In tre. Ma io, ragazzi, sono già stato morto, cioè. Sì, sei bravo. È la prima volta che giochiamo con te, bravo. Quanta gente c'è? Sono capito. Ok, qua ho scoperto che c'è un pericolo reale, tipo che se sveglio Luca mia moglie mi uccide. Ecco, appunto, sì. Ricky è già andato a puttana, cioè. Io sono scappato. Perché adesso ovviamente è il giorno più difficile da sopravvivere il primo, quando devi uscire per forza. Merda troia, sono entrati gli zombie in casa. Che pazzo. Brutta idea anche tornare dentro la propria casa iniziale. No, no, non è la mia casa. Non è la nostra casa. Ah sì, sto no, vedo Ricky. È quella laterale. Io sono sto vicino alle macchine certo. Anch'io. Non so come fare. Ah, siete delle macchine? Sì, siamo delle macchine. Dobbiamo pian pianino affrontarli, è inutile che scappiamo. Ok, arrivo. Io sono già morto, cioè. Terrorizzato, umido, bocca asciutta. Quando molto critico, vabbè, ciao. Sì, Fabio è vivo. Niente. Dai. Ma che Dio, ce ne abbiamo tanti dietro. Venite, allontaniamoci pian pianino. Direi che è una buona idea scavalcare. Perché dopo non ci sono tanti zombie. Scavalca, Fabio. Adesso gli zombie non possono venire di qua, quindi faranno un giro diverso. Probabilmente, vediamo. Cazzo, io sono già mezzo. Sono affamato, ridotto male. Ho lasciato tutto in casa, da bravo furbo. Dove sei, Nicky? Dietro di te. Proviamo a entrare qua dentro questo edificio gigantesco qua. Ok, Ricky, vai verso la recinzione di ferro. Ma Ricky, ormai muore. Vai verso la recinzione di ferro e scavalca la recinzione. Ambiente degli zombie. Prendiamo questo qua a sinistra, Fabio. Ah. Oh. Ok, ce ne sono due, affrontiamo questi due. Tre. Ok, quindi tre. Correre in giro non è una buona cosa. Anche beh, ma hanno morso, fatto una mancata. Forse. Vediamo. No, la chiarazione. No, no, correre in giro no, è una mancata. Merda, ma è da parte. Cazzo, ma infatti il... non devi andare in giro, sennò ti ne attiri di più. Lo so, ma io mi sto allontanando perché sto per morire. Non dovevamo uscire tutti e tre. Ok, ora c'ho l'orologio. Io devo ripararmi da qualche parte. Perché mi hanno lacerato. Mi hanno graffiato. Attento Fabio, perché t'hanno graffiato. Ma morso, hanno morso anche te. Morso o lacerato? Non lo so. Entriamo nel casettino qua, Fabio. Ricky secondo me è morto. Lacerato, però. È morto. Sei morto? Dai, rinasci. Ok, qua dentro c'è un botto di roba, ci sono un sacco di armi, Fabio. Vieni a prenderle. Aspetta che mi sto facendo uno straccio. Sì. C'è la mazzetta qua che è abbastanza forte. C'è anche un asse. Ok, prendi il martellone o qualcosa di simile che gli diamo delle saccagnate. Anica della benzina, torcia. Aspetta, quello è dopo, non adesso. Sì, non è il momento. Martello da demolizione è forte. Butti giù le pareti. Beh, il casco da operaio me lo indosso, cazzo. Sì. Protegge un po'. Cazzo. Però è forte come arma. Non lo so, non è che ho tutta questa esperienza con quelle armi molto pesanti. Sì, io l'ho usato. Riccardo tu, cazzo. È molto lenta. Sì, secondo me sì. Fabio, attento, sono qua fuori. Sì, no, è inutilizzabile. Perché è demolizione.
colore leggero. E pian pianino tiriamo gli zombie, quelli dentro la recinzione. Io ho bisogno poi di entrare anche per curarmi. Lo so. Ok, mi sono ricreato. Stavolta faccio così. Io sei Ricky 2. Ricky 2, sì. E sono dentro una cucina, giustamente. Perché c'è sempre cuoco. Ne arriva già un altro, ma quanti cazzo sono? È un nemico costruttore, ragazzi. Io gioco troppo a costruttore. Sì. Da costruttore a volte sono tanti. Allora, adesso. Andiamo dentro a vedere se c'è qualche. Quella lì è una scuola, ho già visto che ci sono le aule, quindi non troverai tanta roba. Però magari c'è dell'acqua. Il bagno. Ci sono i bagni, sì. Sì. Andiamo. Entriamo. Che perché sono vicino. Allora, giù che lo prendi tutto. E io ho spaccato la finestra. Che non so se bagnato. Vediamo. Vediamo, poi ti servirebbe un. Non c'è da pulire i vetri, no? No. Ci servirebbe un orologio. Eccolo qua, trovo. Li ho già puliti i vetri. Cucina volume 1. Ah. Meccanica volume 1, beh, ci sono un casino di libri, ma li prendo un'altra volta, adesso. Sì, non ti servono adesso. Adesso devi star vivo. E trovare un posto abbastanza. Troia, sono già qua, cazzo. È un casino di roba per la manutenzione, la colla, le forbici. Sì, nelle scuole sì. Il cioccolato. Prendi soprattutto la roba per la manutenzione. Figa, sono già qui che sfondano la porta. Io devo cercare dell'acqua, ci sono due zombie qua. Adesso entrano. Attirali. Se vuoi guadagnare tempo, chiudi la porta, se no li uccidiamo. Io sono già entrato. Ho bisogno di acqua anch'io. Sono qua, eh? Sì, li vedo. Sto arrivando. Saccagna il primo e poi vai sopra. Ma ci sono, così l'altro non si alza più. Boh. Ricky, quando hai bisogno, io ti teletrasporto. Attento. Sono un cuoco di una cucina di un burger. C'è uno zombie che mi sbatte sulla porta, nella seconda porta. Vabbè, se è solo uno non è un grosso problema, lo spingi. Ma fuori ci sono tutti gli altri. Adesso vediamo. Dimmi tu, dimmelo un pochino prima, perché dopo ci metto un attimino anch'io andare sul menu e chiamarti. Non so se è proprio velocissima come cosa. Ok, ci sono un po' di zombie in questa scuola. Mi sa proprio di sì. Mettiamo il bagno comunque è libero. Qua c'è anche qualcosa. Ho sentito dei rumori. Sì, io mi mangio un po' di merendina. Ci sono due zombie fuori da due porte. Muovi benda. No, ce ne sono tre. Ok, non siamo a West Point. Ho appena trovato la mappa di West Point. Vi confermo. Chiamami pure, Nicky, allora. Perché qua c'ho già sette zombie davanti al bar. Ok. Siamo dentro la scuola. Siamo in una scuola disabitata. Usciamo. Controlliamo tutti gli armadietti. Okay. Io mi devo trovare un'arma. Qui devi andare tipo nella zona dove c'è il campo da hockey o su. Se no ci sono delle forbici qua, se vuoi te le lascio. Sì, lasciagliele. C'è la cucina qui, c'è la cucina. Qua magari trovi la mannaia, vieni. Ok, gli zombie hanno buttato giù una delle porte. Fabio, attento che ce ne sono. Due. Attento, dietro di te ce n'è un altro, No. Va bene. Qui ce n'è un altro che sta picchiando sotto questa porta qua, Fabio. Lo faccio venire avanti. Così la porta poi, se noi le lasciamo rompere agli zombie, è peggio. Ci servono noi le porte, soprattutto in fase iniziale di gioco. Per guadagnare un po' di tempo. Per guadagnare tempo se le cose si mettono male. Allora, Ricky, tu ti volevo dare la forbice. Hai trovato un'altra arma. Ok, sto guardando in tutti i banchi, ma c'è poco niente. Io ho la bottiglia dell'acqua, ragazzi. La forbice per terra, sotto dove sono io. Perfetto.
Ma quelle sono lavagne, non sono... Ah, ok. No, no, sono lavagne, sono lavagne, sono le lavagne della scuola. Ragazzi, qui nel bagno delle donne, guardate i bidoni. A volte trovate le bottiglie d'acqua vuote. Voi le prendete e poi dopo ve le riempite. Quelle sono utili. Nel bagno delle donne c'è... No, scusami, nel bagno degli uomini c'è una bottiglia d'acqua nel sacco della spazzatura. Ecco, non è quello solo. Poi, se guardate anche, tipo, nelle... negli armadi potete trovare le cartelle dei bambini, quindi ve le mettete sulla schiena e avete già uno zainetto, vabbè, del cazzo, però porta, porta 15, non è che proprio Poi ci sono anche i sacchi del pranzo dei bambini, ve li mettete come roba primaria e potete mangiare. I bistiamo pugna primario, borsa del pranzo, sì. Borsa del pranzo, fai stiamo saccheggiando una scuola. Lo so. La ginnastica. Sto dicendo a Lidin. Allora, tipo, io qui dentro in questo sacco del pranzo c'è carne essiccata, muffin, ciambella, biscotto. Posso ci campo almeno 2 giorni se me la gestisco bene ste robine. Se avete fame, io qualcosina ce l'ho. Il nome che sbatte sulla porta è qua, sì. Ragazzi. Consiglio, facciamolo entrare prima che la butti giù. Ricky, attento, apro. C'è un sacco per il pranzo pieno di roba. Sì, sì, prendilo. Mi ruoto e poi lo ributto giù. Qui c'è la cucina, Ricky. Andato? Perfetto. Sì. Trova qualcosa, vedrai che qualche coltello, qualcosa c'è, sicuro. Ma ci sono delle patate, ho visto. Ci sono delle pentole. Pistecchiera, padella, vassoio per muffin. C'è anche molto cibo crudo. Questa gemella porta sul retro. Non ho paura. Cazzo, quello è uno zombie. Sì, a volte no. Gli zombie gli passi di fianco e non ti vedono, Solo mi avvicino di soppiatto e gli spacco la testa. Bravo. Alluminio, canovaccio. Madonna, Nicolas, cazzo. Sono io, sì. Maionese. Ricordatevi sempre, ecco, qui abbiamo fatto una vaccata, Ricky. Quando entri in un posto, chiudi la porta, così... Sei sicuro che devono picchiare gli zombie prima di poter entrare? Qui c'è tanta roba fresca. Questa lì si è di qua. No, lì vai fuori e io ho paura che aprendo quella porta lì ti trovi un'orda di zombie in faccia. Anche questo qua? No, quell'altra. Quella dove sei tu lì, no, va sulla mensa. Ok. Devo rimuovermi la fasciatura alla testa. Ho trovato una cartelletta. Mazzuolo di legno. La giacca del college. La mazzuola di legno toglie poco, però è una buona arma. Sì, meglio che niente. Aceto. Sì, ci sono un sacco di cartelle. Dove che a me serve? Qua dove sono io, non so dove siete voi, però. Noi siamo in cucina. Noi siamo nella cucina, che è in fondo al corridoio. Fagli vedere, Ricky. Tu dove sei? Ci sono i zombie morti, Fabio. Ok. Qua. Ragazzi, in questi armadietti è pieno di cartelle, quindi prendetela. Guardate che zombie hanno lasciato delle chiavi, perché tipo, non so, vari bidelli, non bidelli, non so se le avete prese. Io prendete anche sbagliato. Una penna, ragazzi, del colore che volete, ma ci può servire. La giacca del college sono abbastanza protettive, se le trovate. È quella che ho su io, quella che ho su io è una giacca del college. No, aspetta. No, non io mi prendo anche le cuffie e poi le uso per ascoltare la musica. Per ascoltare la musica? Se mi annoio, prendo il lettore CD, il CD e le cuffie, posso ascoltare la musica con le cuffie. Ah, quello ti tira giù la noia. Non l'ho mai fatto io. Così mi tira giù la noia e gli zombie non ti sentono. Già, però tu senti gli zombie. I zombie non ti sentono? Forse tu non senti gli zombie, ma lo farò allora, a caso. Vi do un consiglio, prendete anche la graffetta e lo spago. Ci potete fare poi con un ramo una canna da pesca artigianale, se avete letto il manualetto per farsela su. Per entrare un poliziotto zombie a scuola. Sapete dov'è la cucina? Io ho bisogno... È quella lì la cucina. Devo disinfettare gli stracci. È quella lì la cucina. In fondo sulla sinistra c'è il... C'è il coso, il... Come si chiama? Il lavabo. Canovaccio, perfetto. Se avete degli stracci sporchi, aspetta, intanto
puliamoli. Vassoio per Muffin. Di quanti? Sto sanguinando, cazzo. Sono delle patate. Maionese. Spago, tagliere. Cazzo, non c'è una pentola. Pentole non ne avete trovate? No, no, nessuno. Cazzo, allora non possiamo disinfettare gli stracci. Certo che puoi, Fabio. Se tu hai gli stracci, vai dal lavandino e fai lava e fai gli stracci. Ma li volevo disinfettare. Cioè... Ah no, disinfettare no, puoi lavarli. Beh, è già meglio lavarli, se no non contro un cazzo. No, no, ma li lavo. Però la pentola serve. Matita, sì. Penna rossa. C'è anche una benda sporca nel bidone. Anche la benda si può lavare, usare come straccio. Ah, qui c'è l'altra parte della cucina, c'è un botto di roba. Visto. Bottiglia buona, eccola qua, prendi, perfetto. Bottiglia da fuori. A me manca ancora. Se ne trovate una di bottiglie vuote, portatemela. Nel bagno dei uomini c'è. L'ho preso io. Dove siete voi nella cucina? Sì, siamo nell'altra parte della cucina. Attenzione, squaglione. Siamo noi, siamo noi. C'è occhio che nella mensa è entrato. C'è uno zombie poliziotto che cercava di entrare. Si sta picchiando qua contro, ci sono io. Ma lo lascio fare, le finestre fa lo stesso. No, niente. Volevo vedere se la teglia si poteva riempire con l'acqua, ma no, si può. È arrivato un altro zombie, cioè che adesso sono in due. Beh, comunque poterlo giocare in tre, così è la figata. È bellissimo, bellissimo. Penso se fossimo in 30, tipo. Qui c'è una cartella, ragazzi, ce l'avete voi le cartelle? Beh, ma potremmo prendere un'altra di cartelle, che male non fa. Ricky le prende la giacca del college. Aspetta, Nicky, mi ero perso qualcosa. La graffetta cosa serve? Allora, la graffetta la puoi mettere con lo spago e un ramo di legno grande, cioè i rami, non i rametti, i rami, e ci costruisci una canna da pesca. Che figata, non lo sapevo. Sì, sì, lo dice nel programma di sopravvivenza alle 6 di sera, io non l'ho mai fatto, però lo dice. Se avete delle scarpe non da ginnastica, vi consiglio di venire qui dove sono io, che c'è un armadito che ha le scarpe da ginnastica, vi fa guadagnare un 10% di velocità. No, però sono meno robuste se ti... Sì, sono molto meno robuste. Però è anche vero che è difficile, che ti mordano sui piedi, molto difficile. Ok, allora le tolgo questo zombie, guarda. Ah, sono carico come un asino. Allora, adesso dobbiamo capire se ci conviene stare qui per il momento e quantomeno, soprattutto io devo guarire dalle ferite prima di uscire fuori. Qui sono delle classi. Ah, qui c'è una mini cucinetta. Ah, cazzo, io c'ho un martello da demolizione in tasca, ci credo che peso. Tanto quello lì. Allora, intanto, ridendo e scherzando, sono già le 11. Dobbiamo tornare a casa perché domani c'è il programma da cucina. Poi ci serve un posto dove dormire, immagino. Sì, ma se riusciamo a tornare. No, noi non dobbiamo dormire. C'è una bottiglia d'acqua qua. Dov'è? Anzi, due bottiglie d'acqua. Dov'è? Sono nella caffè, canovaccio, cereali, scodella vuota, bollitore vuoto anche. Ah, sei nella mensa. Cioè, nella cucinetta piccola, guardami, eccolo qua. Ti seguo. No. Qua. Ah, ok. Qua dentro. Quella lì è la sala dei professori, mi sa, va? Fa vedere. Sì, questa è la sala dei professori. Sì. Caffè, cereali, bollitore. Cioè. Io prenderai tutto, ma c'ho già lo zaino quasi pieno e dopo mi ingombro anch'io. Bottiglia d'acqua, grazie. Questo mi salva il culo. Questa cos'è? Ah, qui c'era, poi... qui c'era una sorta di... Se trovo la roba fresca, di solito la mangio anche se sono pieno. Questa tipo è la saletta medica. Infermeria. Guarda quanta roba, cotone, fasciatura, salvietta con alcol, sonnifero. Prendetela. Ho trovato anche le forbici, bene, così possiamo fare il cotone, antidepressivi, c'è un bel po' di roba. Buono. Così, in teoria, forse posso curarmi. Forse. L'ha messo tutto nello zaino. Voglio vedere se posso disinfettare lo straccio col bollitore.
No, c'è il portacqua da sotturo, ma non c'è del disinfettante. Hai preso tutto Ricky qua o manca? Sì. Però io ho trovato un bollitore, voglio vedere se posso disinfettare con un bollitore. Forse ci metti dentro l'acqua e poi lo fai partire. Ah, infatti. Sono annoiato. Oddio, è pieno di zombie fuori, non ci voglio neanche andare vicino. Però attento, ti hanno visto. Guarda, gira cubi. No, non mi hanno visto. Prendila, Ricky. Sì. Prendiamo anche i lucchetti. Forse si possono... Ah, già stanno picchiando contro la porta, mi sa. Andiamo via da un altro ingresso, allora. Allora, qui c'è la stanza tipo la presidenza, qualcosa del genere. Vediamo. Sto andando a disinfettare la roba. Ah, ragazzi, io mi sa che sono morto. Perché? Sei confuso. No, sono infetto. Dice che sono infetto. Sì. La lacerazione mi ha infettato. Hai già la confusione. Non significa niente, Hai già la confusione. Anch'io l'altra volta mi ero infettato, no, ma non ancora. Allora può essere un'infezione normale dovuta. Sì, può essere un'infezione normale. Aspetta che forse magari ce l'ho io il disinfettante, Antidolorifici, beta bloccanti. Ma è tardi, devi disinfettarti entro il tempo che scatti l'infezione, se no ormai tu sei infetto. Nel senso che sia batterica o non batterica. Adesso ti serve l'antibiotico. Salvietta con alcol, sonnifero. Ti serve l'antibiotico, io ho l'antidepressivo, no. No, impugna verso straccio pulito. No, non posso sterilizzare lo straccio col bollitore, posso solo pulirlo. Ho delle strisce di jeans, ma... No, ma le strisce ce le ho di tessuto normale. Quello non è un problema. Il problema è se sono infetto o no. Qui ci sono delle forbici. Ve le prendo, ragazzi. Io ce le ho. Tu, Fabio? Ce le ho. No, no, le ho lasciate a Riccardo, vabbè, quindi non ce le ho più. Io ne ho due paia. Voi siete dalla direzione, quindi dall'altra parte. Dato che io ero in cucina. Queste secondo me sono le aule. Nelle aule potrebbe esserci la colla, l'adesivo, colla, scotch. Colla, infatti, scotch c'è tutto. Sì, la colla non è particolarmente efficace. Pure le patatine. La migliore è la colla da legno. Molto scotch. Molto utile. La scuola alla fine, la... Sì, non sembra, Colla. Bevanda gassata, bevi. Olio di carta, che io comincio a essere pesante parecchio anche. Io sono pure annoiato, devo andare a casa. Previsto di cerca parole, leggi. Comunque non sono ancora stomacato, infetto. No, può darsi che sia solo un'infezione. Può darsi. Sì, anche secondo me. Dovuto al fatto che non ti sei cambiato la benda abbastanza spesso. No, l'ho cambiata, è che non è disinfettata. Graffetta, sì. Alcuna, è possibile che un armadio di una classe tenga solo una graffetta. Ma prima di andare a casa c'è un sacco di roba nella prima aula dove siamo stati, nella libreria, con tanti libri. Non so se... Sì. Capito. Io c'ho ancora un po' di spazio. Molto due stracci, chiave giratubi. Ma perché la chiave giratubi? Ah, perché sono pieno zeppo nello zaino. Devi prenderla in mano e aumentare il tuo peso. Ah, però qua è meglio andare chinati, perché vedo che vicino alle finestre. Che facciamo? Io direi di tornare. Ah no, mi dimentico sempre che non dobbiamo dormire. No, i libri qualcuno li ha già presi. Non ci sono più. Ho preso io? Evidentemente. O tu o Ricky, gli zombie non credo. No, io no. Torniamo verso casa? Io non li ho presi. No, io non ho preso i libri. Crea, salta in padella. Ok, torniamo a casa. Direi che è ora di tornare a casa. Comunque io i libri non li ho presi, Fabio. Secondo me era questa qui l'aula. No, non era questa. Tu dici qui nell'armadio, Fabio? Mi pare di sì. È il primo posto dove ho controllato come si arriva. Merda. Ok, ci sono alcuni. C'è uno zombie. Vabbè, uno. L'altro è girato.
Merda, sentito rumore, ho sentito rumore. Arriva un altro. Penso io. Ok. Dov'è Fabio? Fabio? Sto uscendo. Ok. Cerchiamo di stare basso e di scavalcare la retenzione quando è il momento. Figa, non si vede un cazzo, sarebbe vedo una minchia di niente, ragazzi. Ci vuole l'occhio notturno per poter vedere bene. Io ce l'ho l'occhio di gatto. Con la torcia. Io ho la torcia. Allora, superiamo qui. Ci sono tre zombie oltre le macchine. Uccidiamo questi tre qui. Sì, scavalchiamo. Uccidiamo questi tre zombie qui e poi andiamo a fare. Ho già visto. Sì, stanno arrivando. Cerchiamo di combattere sotto il lampione, magari. Così vediamo bene. Non ho la sentiva idea. C'è da dire che è robusto il mattarello. Guardatevi attorno, pulito, sì. Ma mi spingono? Non riesco. Ah, perché mo, sì, mo. Ma una volta mi si sono mica consumate le scarpe intanto che pestavano zombie. Arrivano ancora da qui giù, ragazzi. C'è un orologio, ragazzi. Qui arrivano da giù, c'è gli orologi digitali, per favore, raccoglieteli per me che poi li smonto. Ok, bassi di qua lì da me. Allora, intanto proviamo a vedere che cazzo c'è in sta macchina. Attenzione, però, guardiamoci anche indietro. Sì. E siamo in tre. L'ultimo deve guardare indietro. No, non c'è niente qua. No, sono veicoli incidentati. Me li fa meccanizzare, ma... Ah, quello rosso ha della benzina. Se abbiamo il veicolo proviamo rosso ha della benzina. Perché è rarissimo. Sì, abbastanza. E qui c'è attenzione, la tanica. Il veicolo nero ha la tanica vuota di benzina. Ragazzi, io sento gli zombie. Ah, qua, verso destra. Ne arrivano una marea. Ne arrivano tre, state qui che ne arrivano tre. Ce n'è di più. Sì, ce n'è di più, però tre ci hanno visto, gli altri no, quindi allontaniamoci. Andiamo un po' dalla luce. Andiamo dal lampione. Cacchio, volevo prendere un orologio. Aspetta che mi cambio la benda, va. Stanno arrivando, si dice infetto. Fateli fuori. Fabio, attento. Porca. Qualcuno è stato morso. Qualcuno mi sa che è stato morso. Ho sentito uno sgranocchiato. Io no. Fabio è stato morso. No. Ti hanno mancato? Evidentemente o mi ha protetto il vestito. Merda, ora mi ha morso. È perché quando ti vanno troppo vicino non li becchi più. Merda, mi ha morso. Sei sicuro? Morso proprio. No, l'accezione. Ah, boh. Io ero anche cagionevole di salute, andon bene. Occhiali protettivi. Infetto. Ah, infetto subito, eh? No, dell'altra parte, da quella dove... Io per un po' devo starmene tranquillo, mi sa. Mi sa di sì. Allora, adesso guardiamo lontano e vediamo se ci sono una valangata di zombie o no. Sembra tranquilla. Andiamo a casa, dai. Sempre se. Sei Fabbo? Sì, sto guardando se c'erano degli orologi. Aia, ci sono un po' a sinistra. Sì, a sinistra, tre a sinistra. Però io dovevo entrare io prima. Non ci hanno visto. Forse possiamo entrare in casa, ma ci sono degli zombie o no? Accendo la luce, dobbiamo vedere. Ok. No, vai, chiudi Fabbo. Vieni Fabio dentro, chiudi la porta, va. Non abbiamo neanche la roba per disinfettare gli stracci. No, non ce l'abbiamo. Per una pentola. No, non ce l'abbiamo. Aspetta che provo a guardare se ho trovato qualcosa io, però. Aspetta, eh. Patate antidolorifici. Io c'ho della roba per curarsi. Ah, no, c'è una casseruola, ragazzi. Dunque. Sì, la casseruola va benissimo. C'ho la casseruola, aspetta, eh. Riempila d'acqua e mettila a bollire. E poi ci puoi fare anche la pasta. Io metto anche in frigo il cibo fresco che ho trovato. Riempi il casseruolo. Prima roba curarsi, okay. Seconda roba bere, mangiare. Terza roba tranquilli.
Beh, metto in frigo le cose che scadono. E ora mi metto anche ad ascoltare la musica con le cuffie, guarda. Sono un po' troppo pesante, devo alleggerirle. Allora, non correte, perché fuori casa ci abbiamo 3-4 zombie. Se facciamo cagnara ci sentono. Quindi meglio non correre. Ok ragazzi, ho messo la casseruola nel forno, si sta scaldando. L'hai riempita d'acqua? Sì, riempita d'acqua. Ok. Adesso metto la roba in frigo. Adesso lasciamo sterilizzare gli stracci. Poi ne prendiamo un po' io e Fabio, perché siamo quelli feriti, e anche tu Ricky, si sa mai che ti ferisco. Non me lo fa, impugna versa posizione. Perché non mi fa straccio pulito? Ce li hai gli stracci con te? Dov'è la casseruola? Mettila sul forno. No, ma nel forno. Perché c'è un cacciavite per terra? L'avevo lasciato per qualcuno. L'ho preso, lo metto qui dall'ingresso. Ma in pugna versa posizione, non mi mette straccio di disinfettastraccio. Allora ragazzi, ma l'acqua è bollita. Sentitemi un attimo. Basta che sia calda. Sì, allora calda. Ragazzi, sentitemi un attimo, io ho trovato degli colorifici. Non c'è acqua dentro? Ah, come no? Sì, non c'è. No, è mezza vuota. Ma come? Figa, ci ho messo l'acqua? No, devi avere... Se ti muovi... Hai interrotto l'animazione. Se tu ti muovi, interrompi l'animazione e non ci va un cazzo. Ma c'era scritto casseruola con acqua dentro? Sì, perché ce n'era due gocce. Ah, Dio, Vinge. Cazzo. Casseruola. Qui con ci acqua. Sono un po' di robe comunque, in bagno. Sì. Cotone, fasciatura. Mettici la roba per disinfettarsi. Salviette con alcol anche. Ok. Sonniferi. Ok, l'acqua sta bollendo, Fabio. Vai a vedere. Allora, cotone. La pinzetta la mettiamo qua perché serve per estrarre i vetri. Di disinfettastraccio. Tutti. E la bottiglia di disinfettante, cioè ragazzi, la metto nell'armadietto. Ecco, quella era utile. Beh, Fabio, puoi stare su, intanto. Merda, ma ah, Nicola, quello lì. Sono io che sono dal... Pensavo che fosse uno zombie, eh. Invece tu vedi la mia testa dall'altra parte. Sì, anche se c'è il muro. C'ho la bistecchiera. Ok, ci siamo un attimino alleggeriti, ti metto giù il cibo. Io adesso ho dolore perché ho un'infezione a tutte e due le spalle. Anch'io sono dolorante. Anch'io sono dolorante. Tagliere di plastica. E l'unico che sta bene è Ricky. Che però ha già è morto. Che però ha già speso 50 centesimi per il primo gettone. E poi infatti nel gioco avete detto: ma dove cavolo sei finito? Ragazzi, non avete idea, sono riuscito a salvare a saltare all'ultimo mentre lo zombie mi stava per prendere. Già. Tengo il forno. Ok. Beh, poi Ricky, cucinaci qualcosa. Aspetta un attimo che metto giù i libri, perché... Ma ha già imparato a cucinare. Beh, qualcosa sì, mi dice già prepara questo, prepara quell'altro. Sì, se c'hai la casseruola puoi fare la pasta, puoi fare un sacco. Ma non abbiamo la TV in questa casa? Non c'è, non ancora. Che cazzo. Che casa del merda. Sì, ti ho detto che non è stato un gran respawn. Allora io mi siedo e mi metto a smontare gli orologi. Io giro con la padella in mano tranquillamente. Ti lascio qua. Ti lascio qui. Posiziona qui tutti quanti. Ecco fatto. Ecco, guarda. Il pugna, prendi, smonta tutto. Ok, li ho smontati tutti. Boh, allora, nell'angolo qui di fianco alla porta, a destra della porta, trovate tutto quello che vi serve per riparazioni, cacciaviti, forbici, scotch, spago, nastro, lucchetto, filo per cucire i vestiti, tutto insomma. Noi dobbiamo camminare in punta di piedi anche in casa per ora. Puoi anche correre in teoria, però insomma. Però sempre in stealth. È la nebbia. Avo elettrico. Allora, dunque. Vediamo un po'. Teglia da forno. Ok, dovrebbe. Ah, parti elettriche anche, metto parti elettroniche. Vediamo se posso già craftare qualcosa. Allora, dalla libreria piccola c'è una mappa annotata di West Point. Se la leggete, imparate la mappa di West Point. Avevo trovato anche una mappa, poi l'ho...
mai buttarle via quelle, portale sempre a casa. Una volta che tutti noi sapremo tutte le mappe, tanta roba. Non c'ho un cazzo di... Ok, non c'è niente che posso fare. Il problema dell'elettronica è che è difficile applicarla. Sì, tu devi smontare TV, radio, telefoni, aggiustare con le parti elettroniche i generatori danneggiati. Allora, adesso Fabio, nella... Adesso non, noi non stiamo bene. Io farei così. Il piano è questo. Ricky, che è quello messo meglio, va dalle macchine. In una delle due macchine c'è la tanica di benzina. Prende la tanica di benzina. Lui che cosa fa? Va dall'altra macchina, schiaccia il tasto V e gli dovrebbe uscire un simbolo con il meno. Quello lì è quello che deve fare per tirare via il carburante dalla macchina. Così abbiamo prima... un pochino di carburante qua, tanto quelle due macchine lì sono incidentate, non le puoi usare. Prima ci può dare qualcosa, ci puoi fare qualcosa da mangiare, Ricky? Sì, sta già cucinando. Sta già cucinando. Abbonda con la roba, perché se devi fare da mangiare per tre non è come per uno. L'importante è mettere tutti, cioè in realtà non è che devi fare dei piatti coerenti, mischia tutti però gli ingredienti tutti diversi, più roba diversa. Devo un attimo ricordarmi un secondo. Ti passo anche l'aceto, che magari come condimento per i piatti che fai va bene. Ah Fabio, questo puoi smontare dell'elettronica. Walkie talkie vac. Te lo lascio qua per terra. Boh, dovrebbe anche... è gigantesco quel walkie talkie, cioè c'è l'errore del disegno. E ascolta in padella, allora, carote, pomodoro, patata, hot dog, crudo, bistecca, fresco. Io invece devo trovare un veicolo assolutamente. Veicolo? Eh sì, sono un veicolo. Io sono il ladro. Puoi anche fare le frazioni. Sì, sono quello che dovrebbe avere più possibilità di successo. Con verdure. Inizio a pensare seriamente che sia un'infezione, non da zombificazione, ragazzi. Un'infezione normale, dovrebbe uscirti tipo confuso. No, ti esce stomacato, quel simbolo verde. Poi avete tutti le penne, eh? È buona cosa che ci segniamo un po'. Allora, intanto vediamo dove cazzo siamo. Quante case che ci sono attorno a quella scuola lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 case ci sono. Ce n'è. Buona cosa anche lavarsi. Adesso vado io. Per noi che siamo mezzi infetti, poi forse è meglio ancora. Pericoloso da crudo, ok, sto cucinando. Sì, quando ti esce bruciato, spegni il forno, Ricky. Sì. Proprio bruciato, ma all'inizio è bruciato. Faccia. Ha detto, mi chiama il padre, dopo mi qua mi faccio le cure. Ehi, io ho letto già 16 pagine. Pollo con le verdure misto. Vuole ancora un po'. Sto leggendo. Fame più 48, 7 più 10, 15. Due belle palle vengono a leggere in modalità multigiocatore. Sì, ci metti una vita. Infatti il mio mino si sta annoiando. Ok. Allora. Posizione oggetto. No, dove l'ho appoggiato? Dove è finito? È sul pavimento. No, è sulla sedia. Me ne mangio un quarto, lascialo. No, beh, ma lo appoggio sul tavolo. Ok. Qui in teoria puoi fare le porzioni, tipo se hai le zucchiere, le scodelle, quelle cose lì. No, niente, che niente da fare. non so perché non riesco ad appoggiare. Me lo dà lì sopra. Ne mangio un quarto. Barbara è appena uscita, guarda, mi è scappata via. No. Ciao Matte!
Ciao, tanti auguri, eh? Prego, ho sentito che sei andato dal McDonald's, bravo. No, la maglia della Juve, no. Mamma mia. Basta, non ci voglio più parlare con Matteo, non ce li faccio più gli auguri. Finché Dai. non cambia squadra. Tanti auguri ancora, Matte. Prego. Tanti auguri, Matte. È finito tutto, Fabbo? Ho mangiato un quarto. Ah, ok. Dov'è Niki? Sono qua. Posizione oggetto. Là. C'è la padella lì. Fammi legge. Sto leggendo Elettricista volume 2, ho già letto 35 pagine. Lascia posizione Eh sì, perché oggetto. così poi dopo gli sale un botto. Sto quartiere al forno. Ah, beh, io ho qualche libro anche da lasciare giù. Vediamo un po'. Elastico, cucina, volume 1. Ah. Quello a te non ti serve, Ricky. Perché tu sei già cuoco al 3, quindi cucina volume 1 serve a me o a Fabio. Sì, al momento lo lascio giù. Ok, sono le 9 di mattina. Io ho preso. Dobbiamo andare a cercare e trovarci una TV. Ah, ma c'è un altro zaino qui, ragazzi. Sì, l'ho lasciato io in casa. Ne ho preso uno in più, non si sa mai. Perché Io ho chiavi, ricordatevi che voi disciplina. potete mettervi, se dovete fare un trasporto molto pesante, avete uno zaino dietro, ma potete mettervi anche uno zaino per la mano sinistra e uno zaino per la mano destra. Metti caso che hai trovato un botto di roba, che cazzo ne so. Quando volete Io devo uscire, esco. mangiare, Ricky. Posso? C'è la padella lì in cucina, quella roba. Carote, dog, pomodoro, aranciata. Se trovate anche del pepe, del sale, Eh sì. si possono anche Boh. speziare. Lascio giù la Tagliamo. padella. Io direi di uscire, ragazzi. Tu stai un po' meglio, Fabio. Oh, ok, c'ho ancora dolore, però il mio omino si sta anche pure annoiando. Canovaccio, c'ho degli stracci, Sì, stracci, io tagli. Ecco, leggo un libro perché un libro di quelli che ti riducono lo stress. Tra l'altro, ragazzi, i libri rossi, quelli che riducono lo stress, come anche i cruciverba, quelle robe lì, sono usa e getta. Cioè, praticamente tu lo leggi, ti cala lo stress, la noia, quello che è, subito, però poi non ce l'hai più, eh. Il libro è perso. Non lo puoi Quindi leggere. non lo puoi leggere di nuovo. Non c'è più. Il libro sparisce, viene distrutto. Non è come un libro di cucina o di elettronica o un manuale che ti insegna qualcosa. Quei libri lì vanno a puttana. Per quello che sono più preziosi da quel punto di vista. Se trovate dei CD, datemeli, che c'ho il lettore. Aia, mi sta aumentando. Sa No, il che c'è. dolore è diminuito. Mi sa che c'è Vedi? Eh ancora acceso il forno, Ricky. vado a spegnere, aspetta, sì. però mi cavaga fuori la cava, magari. Mamma mia, mi fa sempre spavento. Dai, quando Metti là volete. dietro. Quando volete usciamo. Sì, usciamo e facciamo il piano allora. Io e Fabio cerchiamo di andare dal generatore. Il Ok, dov'è il problema. generatore? L'hai già visto? Eh sì, sai in quel casetto, in quel casottino dove abbiamo Ah, preso le ok. mazzette, C'era un generatore? c'era un generatore, sì. È proprio qua di fronte a casa nostra, ci siamo stati A molto proposito di sfortunati. mazzetta, la lascio giù, che me ne ha portato di da fare, che sono quinta. Che cazzo è La mazza stato? pesante, sono stato io. Ok. La mazza pesante me la porto mica dietro. Io c'ho ancora il martellino, quello là, di legno. Mi riparo un po' il mattarello che. Allora, state attenti perché abbiamo delle finestre rotte. La finestra di fianco alla porta d'ingresso, quella lato sinistro, diciamo,
è rotta. Quindi dobbiamo trovare il martello e sega. Se sentono del rumore, gli zombie potrebbero entrare da quella tenda nera lì. E vabbè, poi di solito fanno un po' di casino, però. Dai, andiamo. Ok, noi andiamo verso il generatore. Andiamo. Ora sono anche abbastanza vuoto. Chiudete la porta, ragazzi. Nebbia. Chiudete la porta, l'ultimo chiude la porta. Ricky, tu invece vai a prendere... Ah, quanti zombie lì davanti, ne vedo tre. Sì. Tre zombie. Poliziotti? No, non mi sembrano poliziotti. Perché i poliziotti forse possiamo fregare il giubbotto. No. Forse siamo un ranger. Ma non ci vedono. Gli possiamo fregare il giubbotto antiproiettile ai poliziotti. Vabbè, ma il coso della benzina è lì a destra. Vede, ci vede, ci ha visto, secondo me. No. Perché Fabio non lo vedo più. Ah, ecco. Ci sono. Okay, uno no, ci ha visto. Uno ci ha visto. Lo dobbiamo picchiare, mi sa. Gli altri non lo so. E ci hanno visto tutti adesso. Vabbè, ma non fanno molto. No, guarda. No. Sì, ci hanno visto. Due ci hanno visto quando arrivano. Merda. Andata via la nebbia. Sì. Sono morti. Giacca della doppia fondina, ragazzi. Io la indosso. Ti aumenta. Ok, adesso io posso portare 5 cose. Ah, non lo sapevo. Cioè, praticamente hai dopo più oggetti che ti puoi mettere. Allora, Ricky, prendi qui dal baule di questa macchina qua la tanica. Poi vai dalla macchina rossa. Con due zombie alla notte. Sì, li ho visti. Stai basso che forse non ci vedono. Se non si girano non ci vedo. Se non si girano no. Vai a fare il rifornimento. Hanno sentito. Io non la vedo qua, prendi tutto, non c'è niente. Hanno sentito, adesso uno dei due sta arrivando. Come non c'è niente? Se c'era prima. È scritto prendi tutto, non c'è niente. Occhio allo zombie. Era qui, su questa macchina. Cioè, la vedo io. Vai, pestaggio violento. Guarda bene. Schiaccia sulla scatola. Quella che c'è in alto a sinistra. Mi apre il baule? Perché? Ah, siete che è chiuso, aspetta. Io non posso entrare. Ah, forse a me me lo apre perché sono un ladro. Aspetta. Può essere, eh? Io non riesco a entrarci nella macchina. Neanch'io, è rotto. Io non riesco ad aprirlo quello. Vabbè, faccio io. Eccola, tarica. Eccola, sì. Sto andando dal coperchio a rubare la roba. Comunque una figata. Vi dico quanta roba c'è. Come vuota, oh. Ah, ok, no. Errore. Non c'è un cazzo. Niente. No, quel più o meno non ha fatto altro che staccare questo coso qua, il retro. Vedete che c'è il gancio lì. Sì. Si vede staccare e poi collegarci un altro veicolo. Attacca rimorchio coperto a dash bulldog, quel cazzo che è. Gli mangio la cioccolata. Dobbiamo prenderci il generatore. Sì. Hai già provato? Dobbiamo trovarci una TV. La becchiamo allora. Sì, il problema è il generatore pesa un botto. Non so se riesci a portarlo di qua scavalcando. No, fai anche del male secondo me. Sì. Pesa tantissimo. Però pesa 20 il generatore. Chi è che è piuttosto forte e piuttosto leggero? Io ho messo forza. Io stiamo a 12. Tu quanto hai di forza, Ricky? Allora, forza c'ho livello 7. No. Bonus XP. Quanto puoi trasportare? Quanto puoi trasportare? Allora, dove lo trovo? 12. Dove lo vedo? Sulla scatola. Peso 95. No, scusami, qual è il mio peso?
quando c'è il menu di sinistra con tutti gli oggetti che puoi prendere, c'è il peso. Guarda che c'hanno zombie. Attento, c'è un'altra tannica. C'è un'altra tannica di benzina lì dentro. Prendete, prendete. Che mi viene fuori a fare il cadavere e non riesco a prendermi la roba? Ah, un altro zombie anche. Quello è un poliziotto. E questo forse c'ha un giubbetto antiproiettile? Sì, sì, prendilo. Lui c'ha il manganello, c'ha il giubbetto, c'ha la giacca, c'ha una fondina in più. Prendi, prendi, Ricky. C'ha la pistola. C'è anche il martellone. Come, okay, come ho cosa? Ho la mappa di Louisville. Il martellone, non è il martello da demolizione, è un'altra cosa. Abbi, c'è uno zombie che ha una macchina fotografica. Io la prendo, poi tu la smetterai. Cazzo, l'asse! Sì. La scatola di chiodi. Sì, ci serve quella roba lì. Ah, prendo tutto. Che ci chiudiamo il coso. Due scatole di chiodi. Il mazzuolo di legno lo possiamo usare per martellare, sì, che non lo so. C'è scritto. Però abbiamo il martello per piantare chiodi, c'è scritto. Sì. La pompa per gamma, la fune. Io sto qua davanti a controllare la situazione. Sì. Il martellone. Oh, forse col martellone ce la facciamo. Ok. Chiave inglese di Luke che va bene per le auto. Allora, Ricky, tu non hai preso niente. Vieni a prendere il generatore. Io ho la roba. Sì, dimmi se devo prendere la roba. Vieni a prendere il generatore. Quello lì nell'angolo basso, quello rosso. Vediamo se riesco a prenderlo su. Dacci la tua roba prima. Prendi il generatore. Ci riesce. Il problema è scavalcare la recinzione. Massimo, dacci la tua roba prima. Così ti alleggerisci un po'. Velocità di movimento ridotta. Ce l'ho, vediamo un po'. Non perdo vita, ce l'ho. Ok. Ce l'hai. Prova a scavalcare, non so se ci riesci. O mi faccio male, però. Non lo so. C'è altrimenti una zona più bassa. Sì, c'è. Più avanti qua c'è la zona sì, più bassa. Però ci sono gli zombie. No, forse no. Me l'ho visti prima. Vieni, vieni, Ricky, ho visto il punto. Aspetta, che devo prendere il manganello. Là in fondo ce ne sono, ne vedo. Aspetta che ti dico quanti. Due ne vedo. Qua secondo me puoi scavalcare. Qui è basso. Aspetta. Qua a destra ce ne sono un po', eh. Quattro almeno. Lo so cosa facciamo, non portiamo cadere il generatore. No. Oh, prova a scavalcare. Oh, dai. Ha scavalcato facile. Ok. Andiamo, stai basso. Ok, ne sì, arriva sì, uno. Stanno arrivando. Arrivano. Io affronto quelli frontalmente. Fabio, te dai una mano a quelli a destra. Solo uno. Ci sono altri due o tre giù. Ok. Ma non ci hanno visto, non pare. Ah, ragazzi, qui è dove Riccardo è morto. Sì. Vedo la porta chiavi di Riccardo 1. Scusate, il portachiavi di Riccardo 1. No, ragazzi, in verità... In verità, mentre scappavo mi sono caduti per terra, quindi stavo trovando quello. Infatti... No, guarda, vedo il tuo omino con i capelli rossi e la giacca da cosa. Aspetta che sono bagnato, mi devo asciugare. Io non l'ho trovato in asciugamano. Canovaccio bagnato. Allora, dico solo che la giacca di Riccardo aveva tre buchi, la giacca di Riccardo defunto, tre buchi aveva. La mia è già bucata, anche la mia. Anche il maglione a girocollo di Riccardo aveva tre buchi. Dai, allora andiamo che... Sì, andiamo. Guarda che c'è ancora, vediamo se ce l'ho ancora il generatore. In teoria sì, ma io non lo vedo più. Andiamo giù, va. No, non ce l'ho. Ce l'hai per forza, Riccardo. No, non ce l'ho, ragazzi. Devi avercelo, guarda bene su tutti i menu. Non è che ce l'hai nello zaino. No, ce l'hai in mano. No, è manganello. Non ce l'ho più. Che è finito? Ah, è qua. Figa, l'hai lasciato giù, è qua. Ma dove va? Qua. Ah sì, è lì in mezzo. Che cacchio ci fa qua? Non lo Aspetta. So, come hai fatto a lasciarlo giù? Ah, non ho la pallida idea, non è che magari l'abbia lasciato. Allora, prendi il generatore. Sei super appesantito, vai. Sicuramente non ti farà correre. E sono sudato e accaldatissimo. Vabbè, c'è anche il giubbotto antiproiettile. Che...
Ah, Fabio, lì per terra, dalla porta, ci sono cardini e pomello. Aspetta che li prendo, che potrebbero venirci utili poi quando dobbiamo costruirci delle porte. Guarda, vedi, appena prendo il manganello me lo lascia giù. Eh sì, Non perché posso... Allora, ragazzi, non posso combattere è con voi. troppo ingombrante. Dai, prendilo Niente, che facciamo sta... prendilo e se ci vedono degli zombie romolli li uccidiamo e poi lo riprendi. Ah, No, no, io riprendo. non lo vedo. Non è preso, prendilo, prendilo. Se vedi degli... Taglia qui per la sinistra, io ti sto davanti. Qui ci sono degli zombie, tre. Io e Fabio li affrontiamo, tu vai dritto verso casa. Che picozzate. Cazzo. No, no, no. No, no, Sono no, no. tutti attratti da me. Sì. Meglio, meglio. Meglio perché sono imbranato come uno stronzo. Merda. Tutto a posto? C'è uno zombie qua di fianco alle due macchine. No, Adesso lo faccio no, fuori. no. Vieni, Fabio. Andato. Aspettate, ho trovato l'orologio. Sì, ma se non è digitale Eh sì, ho digitale. puoi smontarlo lo stesso anche se non è digitale. No, no, digitale, digitale. Vai, ci sono, ho ripreso il generatore. Allora, il generatore lo lasci fuori davanti a casa. Contro il Sono muro, alto, contro il muro. antico e sudato. Lo metterei sul retro, però. Allora, questa casa qui fa schifo perché non ha recinzioni alte. Però Ma se andiamo in mentre... quella più a destra, perché l'abbiamo scartata? No, non è che l'abbia scartata, è che questa è la prima base, cioè dopo magari ci Cazzo, spostiamo. non vedo. Tre zombie. Due, tre, uno non ci ho visto. Attenzione. No, ma... Attento, Fabio, che c'è un altro dietro di te. Davanti a me. Adesso ti sei girato. A posto. Felpa col cappuccio, ma se mi metto anche la Dove lo felpa metto, adesso. Ricky? Appoggialo lì contro la casa. Io c'ho fame. Perfetto, sei contro il muro, no? Boh. E quando... Allora, intanto Fabio può collegare il generatore, però non avrà benzina, quindi non va. Lui è elettricista, può farlo. E se il Beh, non ci generatore... serve neanche accenderlo, adesso abbiamo ancora corrente. Ma non abbiamo E benzina, poi sì, e non devi neanche accenderlo. Dentro tu, in casa Fabio, hai le parti di elettronica. Se il generatore non è nel 100% delle condizioni, tu con quelle puoi andare là e lo aggiusti. Più no, è al centro. sei sgravo in quello, più con pochi pezzi lo aggiusti, ti dura di più, eccetera, eccetera, Io devo pappare. eccetera. Allora andiamo a pappare. Aspetta, cerco la finestra rotta, qual era? Ok, È questa qua, Fabio. Quella davanti all'ingresso. vediamo se Davanti. riesco a ripararla quella cosa che... Questa qua. Devi sicuramente dovrai aprire la cassa di chiodi. Poi ti serve il martello e poi ti serve l'asse. Ma quasi quasi barricherei dentro, non fuori. Sì, vedi che passi Meglio attraverso. dentro. Sì. Proviamo. Ah, devo aprire i chiodi, Allora, ti hai detto. lascio la macchina fotografica qui per terra, così poi dopo te la puoi smontare. Poi vado a fare un po' di robine. Costruisci barrica. Toh, qui c'è la tanica di benzina qui per terra, a sinistra. Ce n'ho una anch'io. Angolo taniche. Adesso metto. Penso della... Ok. Io ho messo la sbarra. Purtroppo questa è una cosa su un piano, quindi non è neanche tanto. Beh, è un po' una casa di merda, proprio entrato questa. Sì, è una casa di merda. Ma lo sapevo. L'ho capito Oh, subito però era... quello che cucinando. Il pera della situazione.
Allora, io metto giù anche i chiodi e il martello. Così se c'è bisogno sapete che è lì. Allora, direi che intanto che Ricky cucina, io e te Fabio andiamo a fare un giro nella casa di fianco. Sì, dobbiamo fregare la TV. Sì, dobbiamo fregare la TV. Assolutamente. Un attimo che smonto gli orologi. Ah no, fai subito che arriva l'orologio. Molto dopo. Anzi, tanto che sono là, smonto tutto quello che non è. Io non ho trovato neanche delle sigarette. Devo fumare. È vero. Un orologio lo prendo. Mangio qualcosa perché sennò. Ma proprio quasi pronto. Beh, io ho mangiato del cioccolato, mi sono guastato l'appetito. E comunque è leggero come gioco, dai, nel senso che passa. C'è uno zombie dell'altra parte della casa. No, io entro, c'è una custodia. Sto mangiando per cioccolatina. C'è una custodia per armi con dentro un mitra. Un fucile. Con dentro un fucile. Stai aspettando, Fabio. Ah, però è pesa. No, neanche tanto. Quando posso andare? Mi vedi che giro quella custodia per armi. Occhio che c'è uno zombie di là, come dici. Un zombie l'ho visto. Vediamo se c'è anche in cucina qualcuno. No, è quello lì. Sì, è uno zombie in cucina. Ragazzi, il cibo pronto. C'è una TV, Fabio. Sì. Okay. È pure accesa, una TV vecchia. Ok, la ciulo io. Spegnilo. Spento. Occhio che se ci vedono dalla finestra entrano sicuro. Beh, ma possiamo uscire dalla porta principale. Perfetta, okay, foglia di gomma, c'è un cazzo in sto posto. Sei già uscito? Sto uscendo dalla porta d'ingresso. C'è un altro mattarello. Sto vedendo se c'era del cibo. Sì, c'è tanto cibo in realtà. Prendi quello e poi tutti a casa. Allora Ricky, ti porto dei funghi per le tue ricette. Il canovaccio che mi serve per asciugarmi, che ancora non ce n'ho uno. Dei pomodori. Ricky si sta segando evidentemente per terra. Sto leggendo trappole 1. Oh, dove lo mettiamo il TV? Porto anche le scodelle e i piatti, Ricky, che in teoria puoi fare le porzioni. Ah, beh, vero. Ti porto anche il brodo, i cereali, i piselli e tutta roba che puoi usare poi per fare la TV. Poi basta perché sono carico come un asino. Ah, e porto anche una custodia con un fucilazzo. E questo è bene. Boh, ho letto 25 pagine. Nel multiplayer leggere è un po' una rottura. Sì, ci vuole molto. Allora, Ricky è un brutto vizio, lasci sempre quel cazzo di forno acceso. Ah, hai ragione. Anche a fare così mio fratello una volta gli ha bruciato la casa. Ok. Sì. Ma cosa è arrivato Fabio? Con un cannonazzo. Cos'è quel coso? Ha trovato il bazooka. Le tradizioni bisogna rispettare, Fabio. Per un po' c'è... Alle 18 c'è il programma, sì, per un po'. Dobbiamo andarlo a vedere. Sintonizza su Live and Living. Lascia giù tutta la roba che hai preso da mangiare, Fabio. Sì, sì. Qui sto accendendo la TV perché sennò che... Bentornati, ecco, ragazzi, per la sopravvivenza. Siediti sul pavimento. Ah. Dopo metto giù dopo la roba da mangiare. La noia sta scendendo. Chiamai. E sai che intanto io leggo anche. Non ho libri. Facciamo Robinson Crusoe, giusto.
è ora di coltivare. Aia, oggi c'è la puntata sulla coltivazione, perché questo cambia. Che a volte palla, c'è pesca, a volte c'è caccia. Se vi capite, potete leggere e guardare la TV insieme? Non vanno in conflitto. Mi ha saltato sul livello. Anche a me. Che sto leggendo Trappole livello 1. Ah sì, c'ho già un moltiplicatore di 2,5 per la per l'elettronica. Costruire trappole. Mi sa che il programma è finito. Sì. Dura di solito mezz'ora. Allora, io devo mangiare. Aspetta, prima lascio giù tutte le cose che ho preso, così. La piglia da forno. Allora, i pomodori. I piselli. Stai lasciando giù della roba? Sì, le rondine. Anche tipi condimenti, sono tutte robe utili da trovare, quelli usi. Perché di carnazza in frigo mi sa che bistecca c'è, banana, cavolo, ciliegia. Io che se la roba congiata, ti metto anche delle scodelle dei piatti, che in teoria puoi fare anche le porzioni. Verdure miste, yogurt, aranciata. Portati i funghi, il brodo. Allora, facciamo così, alla mattina tirate fuori, non so, della carne, del pesce che è... dal congelatore, così poi quando dobbiamo tornare a casa per mangiare ce l'abbiamo. C'ho anche la bistecchiera qua, vorrei dire. Vediamo un po' la bistecchiera. Se devi fare la carne, sì, ti serve. Vedi che c'è... sì, con il pane, la carne essiccata e la scodella vuota puoi fare l'insalatone. Dove? Prepara insalata, viene. Ma dove viene poi, Scodella vuota con il pane, devi avvicinarti all'angolino dove ci sono i... Ma piatto, impugna primario, impugna secondario, prendi, scodella vuota, crea insalata, sì, da pane casuale, fresco pane. Ma tu, Ricky, usi il... aspetta che intanto mangi un po' della roba che c'è nella padella, e tu usi il menu di crafting? Dov'è? È quello che ti fa fare le cose in teoria, che ti fa nuovo. È quello a sinistra dove sotto c'è sotto il cuore, sì. Sotto il cuore c'è il martello e la squadra. No, fichi, sopravvivente, cucinare esatto, e ti prende anche le cose dai mobili a cui sei vicino, esatto, cioè praticamente tu stai vicino al frigo, ai mobili, così prendi la padella, fai il soffritto o la casseruola con l'acqua in figlia. E dopo da lì ti fa pasta per tortino, figlia rotonda, mattarello, riso in padella, serve riso, casseruola in acqua. Vedi che c'è una marea di robe. Se guardi c'è anche la prepara insalata con scodella vuota, pane, carne essiccata. Ah, però la carne essiccata, aspetta, la carne essiccata ce l'ho io. Bistecchiera vuota, sei proprio un padello. Taglia anguria. Taglia filetto. Riempi vasetto di pomodori. Vasetto vuoto, coperchio, pomodoro, acqua 10 unità, aceto 2 unità. Beh, certo, metti aceto anche. Sì. Vasetto di patate. Io devo trovare un'arma decente. Serve il vasetto vuoto. Se trovate dei vasetti col coperchio. È un vasetto, l'ho portato, sbaglio. Pasta per biscotti di cioccolato. Serve il mattarello, bicarbonato di sodio, cacao in polvere. Se ti serve il mattarello, te lo presto. È pieno di sangue di zombie, ma. Si può lavare? Sì, puoi lavarlo. Ovviamente puoi lavarlo. Io lo sto usando come arma. Comunque, c'è mia mamma che è entrata in stanza. Ha sentito, io ce l'ho il batterello. Presto,
ha detto che cazzo. Ha detto ma che cazzo. Fabio, devi lavarti i pantaloni, sei indegno. Sì, fammi i pantaloni. Io mi voglio mimetizzare con gli zombie. Voglio fare come com'è che si chiamava Bill Murray nella guida per l'apocalisse di autostoppisti. Ancora fame. Allora, non so se alle 9 c'è un altro programma. No. Io so, mi hai detto 6 e 12. A proposito, ci abbiamo un posto per le mappe? Sì, le mappe vanno messe o libreria. Nella libreria grande o in quella piccola, più o meno. Io ho smontato un po' di roba, ma prima di salire qua. Qui c'è una prepara pasta di biscotti di cioccolato. Perché ho trovato una mappa, adesso la leggo più no. Cioè... Progetto base toast, che non abbiamo. Avocado, burro. Panino al formaggio, servono le fette di pane. Formaggio ce l'abbiamo. Vado a fare un giro qui fuori, vediamo com'è la situazione. Visto che c'è ancora luce comunque. Ci serve adesso. Ci serve ragazzi la sega per poter iniziare a fare un po' di carpenteria. Io qui sono dalla macchina incidentata. Comunque, aspetta, esco. Io c'ho ancora dolore leggero. No, non è passato, però dice che sono ancora infetto. Esco? No, non sono più infetto. Sono ancora lacerato, ma non sono più infetto. Io ho gli stracci sempre puliti, quindi non me li sto più cambiando. Anch'io gli stracci, sì. Sei lì dalla macchina, Nick? No, sono andato a sinistra e ci sono altre due macchine. C'è uno zombie, voglio andare a vedere se queste macchine incidentate c'è qualcosa. Arrivo. Due zombie dietro di te. Due zombie dietro di me. Ah, sì, figa. Ah, sei due giorni gorilla proprio dietro di te. Tre zombie. Un ranger. No cazzo, ma io non ho l'arma equipaggiata. Ma dove siete ragazzi? Fuori. Fuori. Ma dopo a sinistra, no, fuori a sinistra. Ah, ok, sono andato. Segui la strada. Dico quel martello lì spacca il culo. Quel mattarello gliene devo dare, eh? Ah sì, il mattarello è pochissimo. No, però c'è una telecamera, guarda. Io ho il manganello. C'è la giacca da ranger che copre un botto. Io me la metto. Squadra scappa. Camicia da ranger, no? Lì davanti sono mega protetto. Temperatura leggermente. Mettiamoci il cappello, da ranger, perché almeno c'è una copertura in testa. Cavolo, bravo. E io c'ho il caschetto, cavolo. Insanguinato. Beh, da ingegnere, Fabio. Sì. Beh, protezione è un cacchio, protezione. C'è il nostro adesivo, guarda. Sì, ma questa macchina è da buttare. Però c'è il nostro adesivo. E lo prendo. Questo ha schiacciato qualcuno. Sacco della spazzatura. No, quello l'ha fatto il ciocco. Fatto. No, non ce lo teniamo troppo, che poi fa buio. Beh, vabbè, che mi troppo accalmato. Vuoi tirarmi giù, devo tirarmi via qualcosa di dosso perché... Sì, sei molto appesantito. Sono troppo caldo. Sì, anch'io, sia nella vita reale che nel gioco. Provo a entrare nella casa. Sempre paura che scatti l'allarme, figa. Scappiamo, se si scatta l'allarme scappiamo. È mai capitato Ricky? Hai uno zombie? Hai uno zombie da nord, ha visto Nicky? Sì, sta venendo qua da me. Due. Gli altri stanno venendo da noi. Ce ne sono un po' lì, Pestalo. Giù, pestaggio. Andato. Ne arrivano ancora? Ne arriva uno.
Prendetelo. Eccone, ne arrivano altre due. Prendo quello di sinistra, quello più in basso. Vengono tutti da me. Cazzo. Cambiati idea, la tua Ricky. Attenzione che non è morto quello per terra. Adesso c'è. C'è i beta bloccanti. Mappa di Louisville, se vi serve leggetelo. La prendo, poi la leggo e poi la metto nel coso in comune. Su me ce l'ho, l'ho già trovata anch'io, quella di Louisville. Ok, beh, ma Maria è nella casa. Potrebbe essere di un'altra zona di Louisville. No, no. Quando trovi la mappa della vita... Un attimo queste carote perché c'ho un po' di fame. Sì. Sì, sì, ma le trovi. Quando trovi la mappa della città è di tutta la città. Ah, ok. Carote in scatola, boh, ti frego. Ma, vai, roba abbastanza base. Piali protettivi, ma... Non so quanto possano... Manovaccio, teglia, tazza bianca. C'è una tazza della salsiccia. C'è una custodia per la pistola. Prendi tu, prendi. Pistola e cuffie. Prendo la salsiccia. Tazza bianca vuota. Carote in scatola, tutto questo qua. Non si vede più niente. Tanto smonto la TV. Sì, tu smonto tutto. Sardine in scatola. Chiudete i cosi. C'è un altro. Ah, Fabio, tu secondo me puoi smontare anche le luci, delle lampade. Però non le vedi. Come fai? Come no? Ci sono, guarda, c'è una lampada là, a destra. Ah. Tu vai là, fai smonta lampadina. Non so se ti sale l'elettronica, però. Rimuovi la lampadina. Videogioco. Questo secondo me non serve un cazzo, però se ce l'hai e lo usi. Videogioco. E lo usi, è per l'intrattenimento, va. Sì, sente, certo. Sicuramente. No, telecamera, smonta, smantella video. Siete un po' sporchi lerci di sangue, ragazzi. Sì. C'è un cagare. È un canovaccio. La taglia rotonda per fare la torta. Qui che stai diventando Masterchef, Ricky. Mi piace che in mezzo all'apocalisse tu mi dici esatto. Oh, la teglia. Poi quando appena è finito di lavare il tuo mattarello spocco di sangue lo tiri zero. Te lo presto, Ricky, devi togliere un po' di cervello dall'angolino. Se volete prendete il canovaccio così lo asciugate. Ma perché Fabio non si lava? Io mi sto lavando. Sì, però la giacca da Ranger l'ho appena rubata. Io ho fame. Anch'io ho fame, però non c'ho niente, non c'ho niente dietro, ragazzi. Esco le patatine. Nel frigo. Mangiamo anche le carote. Andiamo in un'altra. In un altro. Sì, sì. In un'altra casa. Sì, noi dobbiamo trovare la sega. Il problema è che c'è buio. Io ho la torcia. Anch'io. La torcia dovrei avercela anch'io. No, l'ho lasciata a casa. Ecco fatto. Sento qualcuno che picchia in giro. Fabio, ci sei? Sì. Perché passi dalle piante? Come ferirsi? No, se non sei... Eccolo, sono zombie qua. Due. Se non hai il coso impedito non ti ferisci. Qua stavano trombando, guarda. Avevano tutti i vestiti a terra. Ci sono due zombie nudi. Guarda, vedi. Sono stati zombie. Un altro zombie dall'altra parte della casa. Sì, c'è una finestra sfondata di là. Che facciamo? Entriamo in sto casotto. Sono allora, qui c'è il microonde che ci serve perché... Allora, i zombie al fondo. Io direi di provare ad entrare. No, prima uccidiamo gli zombie fuori. Sì. Questi qua. Tanto sentiamo, se rompono le finestre lo sentiamo. Beh, quello è nato, quello là. Morti? Sì. Forchetta, canotta, la giacca di pelle. Prendila, Fabio, magari non te la metti subito, ma la prendi. C'è anche, c'è anche il berretto militare, Fabio, se ti interessa, se vuoi diventare un cazzuto. C'ho già il coso. Ragazzi, entriamo? Sì, proviamo.
La giacca del college insanguinata e bucata, la lascio giù. La porta è chiusa. Bisogna entrare di qua, però ci tagliamo le mani, mi sa. No, possiamo togliere i vetri. Poi comunque ci abbiamo... Sì, è vero. Allora, io posso... Abbiamo un ladro. Posso anche buttarla giù la porta col martello, Ah beh, si può entrare dai bagni anche. Entra da lì. Ok, hanno sfondato il vetro. Secondo me gli zombie stanno per uscire. La zombessa sta per uscire. Ok, sono dalla parte del bagno. Sì, la zombessa è fuori. La uccido. Attenzione. Vai, andiamo. L'altro è rimasto dentro. Sì, l'altro è dentro. Questo dentro non si vede niente. Perché? Non si vede una sega dentro. Fermo che accendo la torcia. No, è uscito. Accendete le luci. È uscito. Ecco fatto. Ok, ragazzi. È qua dalla porta. Qui ci sono dei libri. Prendete che c'è ispezione. Siete di porco, cazzo. Sì. Cos'è? Come cos'è? È utilissimo. È un'arma. Ok, richiede il mattarello. Il mattarello puoi usarlo per fare le torte. Prendo microonde. Ci sono patatini, chardonnay. Apro per lo zombie, ok? 3, 2. Oh, aspetta. Ok. 3, 2, 1. Vai. Uccidete. No, no, non l'ha picchiato. Ci penso. Archi, il mattarello te lo rendo per la torta. Cioè, ora c'ho il penteria volume 2, pronto soccorso, lavorazione di metallo, mi prendo un po' di libri. Antidepressivi, se qualcuno ha bisogno. Li prendo su. Hai antidepressivi, sì, prendili. Cucina volume 3, questo può servire da lì. Ispezione 1. Per terra. Cazzo c'è. Scarpe da ginnastica. Avete chiuso la tenda? L'ho chiusa, sì. Io da fuori. Pronto soccorso livello 1, buono. No, questa è una chiave. Qualcuno ha ripulito il frigo? Io. Beh, non l'hai ripulito. Vai, ce l'hai. Ti manca il frizzo. Sì. È che in the fridge che era dentro da tutti. Sì? Aspetta. Allora, prendendo. Avere una donna per capo. È vero. Sì, ragazzi, tra un po' devo andare a casa. Videogioco! Ma nella casa vera o nella casa del gioco? No, tra un po' devo andare a letto. Anch'io sono stravolto. Però... Patatine e chardonnay, wow! Sì. Ecco, chi è che... qualcuno non ha... Qualcuno io sto smontando la TV. Il coso, il microonde non... Prendo. Sì, prendo. Prendendo. Come fai a prendere? Indaga su questo. Raccogli. Fai raccogli. Ti ho preso. Ah, mezz'ora. Devo mangiare prima di andare via. Ehi, potevo smontare il frigo. Ci ho pensato. Poi? Forse ti serve il salvatore. Disassembla. No. Posso smontare il tavolo, però, perché? Perché ho il martello. Ah, perché basta il martello per quel tipo di tavolo lì? Di solito c'era anche la sega. Evidentemente sì. Chardonnay, beviamo un po' di chardonnay. Poi puoi tenere la bottiglia. Sì, e dopo lo usi come per riempirci l'acqua. Metti l'acqua. O la spacco in testa a qualcuno. Oppure puoi spaccarla per terra e diventa un'acqua. Okay. Mi sa che non sono riuscito a ottenere niente di utile. Ma no, hai bevuto un po'. Sì. Chiodi e asse. Boh, prendi l'asse, prendi i chiodi. Poi possiamo... Sì, posso chiudere l'altra parte della porta? Sì. Sono alticcio! Eh sì, puoi ubriacarti. Dopo lucidità ridotta è più facile fare delle cazzate. È più facile mancare gli zombie. Torniamo a casa. Vabbè, qui la spengo la torcia, che se stiamo sotto la luce si vede. Riponi la torcia. Io ormai ho il mio piede di porco. Ok, non sono più infetto. Ti è andata bene stavolta. Non mi sono ancora tolto le bende, ma quando smettono di sporcarsi di solito, perché... Io l'ho cambiato, non si sa mai. Mi sono anche disinfettato il corpo.
Ma lì c'è una macchina, ragazzi. Una macchina che qualcuno gli ha smontato con il crimine delle ruote. Gli hanno tolto le ruote a quella macchina lì. Sì. Penso a te. Sì, perché col crick poi vedi che c'è il crick per terra e c'è la chiave inglese di Lug. Chiave inglese Lug. Ah, crick, volevano cambiare. Ad alte prestazioni. Volevano cambiare la ruota della macchina. Ma sono stati sorpresi dagli zombie. Non si può entrare. L'ho fatto, aspetta. Allora, la macchina è chiusa, però io posso forzarla. Io non riesco a entrare. Io sono dentro. Adesso la faccio, faccio partire con la mia abilità. Collega motore. Aspetta, no, no, se c'è benza la portiamo fuori. Ah, aspetta che puoi vedere se puoi attaccare la ruota. Aspetta, 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 aspetta. No, c'è uno zombie, ci ha visto. Uccidete lo zombie, ragazzi, sto sulla macchina. La macchina è messa bene, se riusciamo a aggiustare la ruota possiamo portarla a casa. Andato. Sto cercando di collegarla, ma ci vogliono un po' di tentativi, collegare i cavi. Non ci sono ancora riuscito. Ah, zombie, zombie, ricchio. Sì, ci sono, sono. Magari troviamo anche il proprietario, Beh. Andato. No, niente proprietario. A volte capita che li trovi vicino con le chiavi. Anzi, a volte se cerchi per terra trovi le chiavi, non è mai capitato. Sto cercando in tutti i modi di collegare il motore, ma non ci riesco. Mi continua ad andare male. Di solito dopo un po' va. A te, Niki, è mai capitato? A me una volta ho trovato le chiavi per terra con la modalità di ricerca. Anch'io l'ho trovato spesso. No, sei. Aspetta un attimo. No, aspetta che scarico giù la cosa. Aspetta. Ma se ci prendiamo la benzina e basta? È un peccato. Allora, intanto il baule dietro l'ho aperto. C'è la pompa per gli pneumatici. E una bottiglia. Ce n'è uno rotto. Ok, ce n'è uno rotto e qui c'è l'altro. Forse si può gonfiarlo, però non saprei come si fa. Andate per questo, meccanica veicolo. No, che tanto mi mangio tutto. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sono riuscito a collegare la macchina. Posso provare a metterla in moto, tiratevi via da lì. Vabbè, ma senza ruote non va mica. Beh, però dovrebbe accendersi, no? Sì, sì. Perché c'è una chiave tipo chiave di apertura di fronte al mio nome? Perché puoi salire sulla macchina. Sì, anche a me l'ha detto. Allora fammi vedere un po'. Vediamo. Sì, perché vuol dire che la macchina ci può avviare. Per me non mi fa salire lo stesso. Allora, la macchina è senza carburante, ecco perché non va. Però il motore è al 50% e la batteria è all'83%. Vabbè, senza carburante. Non ha carburante. Però. C'è il telo impermeabile che serve a fare qualcosa. A fare le tende. A fare la tenda, quella da campeggio. Infatti che. E c'è anche una bottiglia vuota. Sì, prendi anche quella che poi la riempiamo. Niente, direi di rientrare verso casa, sono è tardi. Beh, devo mangiare, asciugarci. E poi prendo il forno, aspetta. E crolle. Qui dopo ci mettiamo fra qualche giorno, quando non ci sarà più acqua, fra in teoria 2 settimane del gioco. Lo useremo per far bollire l'acqua delle bottiglie, così possiamo bere. Se abbiamo la benzina. Se abbiamo la benzina, vabbè. No, diciamo. Siamo vivi da un giorno e abbiamo già trovato le taniche, abbiamo già trovato dei veicoli. Cioè, abbiamo già trovato. Vabbè, se no facciamo il falò in cortile. State andando verso casa voi? Sì, sì, stiamo rientrando. Ah, ok, scusate, io sono rimasto in giro. Corri. Allora, io attacco un'altra asse al coso, se non. Oppure posso anche provare a fare una lancia, se fai volete l'arma. Fai una lancia. Sai che però forse non ho il coltello. C'era un coltello. Okay, piove. Il nastro adesivo. Non c'è un coltello, Ricky, hai trovato dei coltelli? No, coltelli zero, non ancora.
Mi sa che per fare la lancia serve cazzo lo metto il coltello però. Per appuntirla. La porta, ragazzi. Tac, tac, il coltello. Apri scatola di munizioni. Bottiglia rotta. Ah, posso fare la spacco bottiglia. Oh, per il momento li ho messi a terra, ma tanto non serve. No, ecco, crea lancia. Serve un coltello, sì. O la mannaia. Qualcosa. O una pietra affilata. Potete cercarle fuori qua nel giardino, magari le pietre affilate. Se fate ispezione, la lente, poi fate abilità modalità di ricerca, mettete pietre. Magari trovate una pietra appuntita qui fuori, o magari un ramo. Così possiamo poi costruirci con la graffetta e lo spago che io ho. Una canna da pesca, anche se non so dirvi se qua vicino ci sono dei fiumi e dei laghi. No, non ve lo so dire. Antidepressivi, teglia rotonda. Metteci un po' di roba. Niente, beh, allora le robe che ho, l'asse che ho la uso per fare un'altra. Per barricare ancora di più. Ok. Ah no, non me la fa barcare. Perché non hai i chiodi. Ma sì. Ah sì, li ho messi giù, c'hai ragione. Chardonnay. Allora riporre lo chardonnay in frigo. Esatto. E poi brindiamo. No, si brinda solo quando è l'ultima notte di un personaggio. Ah ok, mi piace. Che sta per morire, tipo, perché è stato zombificato. Infatti dobbiamo fare un brindisi a Ricky. A Ricky, il primo personaggio di Ricky che gli è andato. Esatto. Mm-hmm. Allora, dunque. Allora Fabio, ti lascio giù qua degli orologi, così poi dopo poi... Sì, faccio il lassù. Sì, che se lo teniamo. Figa, faccio Fabio il nostro mastro orologiaio. Io questa partita qua non l'avvierò mai se non ci siamo tutti e tre, lo dico. Già se ce ne sono due, allora piuttosto vado avanti su quell'altra dove ci siamo. Ognuno solo, ha la sua. Dove ci siamo solo tipo io e Ricky o io e Fabio. Esatto. E voi immagino che ne abbiate fatta una tra di voi, quindi. No, in realtà no, abbiamo giocato, uno giocava e l'altro guardava. Allora, qui c'è una bella pistolina che ve la metto qui per terra vicino. No, l'orologio classico non lo posso smontare. Grazie. Immaginavo. Carpenteria volume 2. Noi qua siamo piuttosto carenti in quanto carpentieri. Ma sono quasi le 6. Sapete che cosa c'è alle 6? Il programmino. C'è il programmino di TV. E a mezzogiorno c'è quello di carpenteria. Dai, io guardo il programma, ragazzi, poi vado. Ah, Ricky, aspetta, c'ho delle salsicce, c'ho della roba. Vai, vai, scarica tutto. Come faccio a svuotare la casseruola? Non l'ho... Ah, a proposito, cucina qualcosa se poi perché... Infatti, volevo cercare di svuotare la casseruola. Ti metto il mattarello lì nell'angolo. Vai, vai. Perché esatto. Svuotare la casseruola? Perché volevo utilizzarla, però finché mi dà casseruola con acqua... Secondo me tu la prendi e poi fai versa in terra. Sì, però io non vorrei... una bottiglia d'acqua o qualcosa. Io non vorrei dire, ma mi sa che vi serve la... che ti serve l'acqua per cucinare quella casseruola. Metti nel secondo contenitore. Me sì, ti serve già. Ti serve non la posso utilizzare adesso, già visto che non la posso utilizzare. Crea salta in padella. Da manzo casuale. Inizia il... No, Fabio, che cazzo fai? Chiami gli zombie. Ho urlato, mi sono qui. Sì. Inizia lo spettacolo di cucina. Condimento casuale, olio casuale. Ricky viene a vedere la TV, va che c'è la cucina. Sì. Cavoli. Sembriamo tre bravi scolaretti. È vero? Io sto anche leggendo il libro sull'elettricità. Bravo, esatto. È per questo che tu sei laureato e lo dirò. Sono andato con il libro di
con tutta la roba che ho smontato, ho preso un... ho preso 160 punti su 750 per salire. Eh sì, perché livello 1 sono 75 punti, livello 4 sono 750, 10 volte di più, eh. Cioè, sì, ma è poco vendibile l'elettricista, a parte sì, per alcune cose. No, guarda che tu puoi fare i sensori, le trappole, puoi fare quelle robe lì. Eh sì, che serve un casino di... Qualcuno ha toccato la TV che lo sta più dicendo un cazzo? No. No. Era già finito il programma? Ma sì. Sono già finite le trasmissioni, ma presto. Sì, sì, sono finite. Allora, io sto finendo di fare la roba da mangiare. Lei chi fa da mangiare, poi spengo. Pepe, pepe con spezia, carne seccata. Fa prima le robe in frigo, Eric. Però mi scatola mai, cioè se possibile mai. No, pepe con spezia e carne seccata. Accendi. Mercoledì. Sento Massimo che dice, oh, c'è da poter fare il bidone verde. Sto andando a prendere un sacco della spazzatura che lo lasciamo davanti in casa. Ti sento anche a te, cosa dici? Cucinando. E del chili in scatola sul tavolo. Sì, sì, l'avevo portato io. Sono un attimo andato a fare un salto alla scuola a prendere dei bidoni e spazzatura per buttare via la roba. Ah, ok. Ci sono anche diversi zombie ancora accampati qui, fuori dalla scuola. È stata. È peccato che non c'è, che non ci si possa sedere sulla sedia. Ah sì, infatti. Fatto no, devono ancora mettere, cioè, quelle mod ci sono già. Beh, ma Fabio, ma disassembla le sedie che intanto non ci servono un cacchio. Non so se può, non so se può. Ah, non lo so, sai. Fatto. Serve la sega, forse. Serve la sega, hai ragione. Vediamo. Sì. Serve la sega, vero? Sega, sega del giardino. Vediamo cosa posso disassemblare. Posso disassemblare il tavolo, però il tavolo mi dispiace sfasciarlo in mezzo alla casa, dai. E dopo rimuoviamo tutto. Ok, posizionando oggetto. Posso disassemblare le porte, ma non le sedie. Padella di pappa sul tavolo. Muovi bene. Yum. Accesa. Allora, io ho rubato 6 sacchi neri qui, tirando tutti i bidoni della scuola. Vengo a casa. Non abbiamo trovato né accette né asce. Lei non l'hai fatta troppo, troppo sostanziosa, Ricky? Dopo? Ma dicete quanta roba c'è. Ma ne avevo tutto dentro un'altra. Un orologio. Si è messo poca roba. Ne rebutto dentro dell'altro. Mettici la roba. Adesso mettici la roba. Che c'è in frigo. Hai anche tanti tipi di carne. L'ho posizionata è sulla sedia. La padella, non sul tavolo. Allora, i sacchi del rodo dove li mettiamo? Oh, questo tavolino. Dai, sfascio la scrivania e poi vado. Sfascio la scrivania e poi vado. Sto rompendo la scrivania. Allora. Non sei riuscito a ottenere niente di utile. È normale, sei ancora a livello 0 praticamente. Sì, infatti, anzi, sono rimasto stupito che le prime volte è andato bene. Ah, sì. In legno... la possibilità iniziale tipo 15%. No? Lascio fuori il legno di scarto, eh? Sì, mettilo dietro. Perché dopo servirà per il cose. Che poi magari ci serve per... per altre robe, per il fuoco, così via.
Sì, per il fuoco brucia un sacco. Posizione. Allora, nella casa qua di fianco, secondo me, c'è il barbecue, che è praticamente un fuoco già all'aperto, utilizzabile. Aspetta, io mi sa che l'ho visto io prima. Ah sì. Sì, c'è, lo vado a prendere. Io sfascio il tavolo. Cazzo, ci sono a 10 metri dal barbecue, ci sono 3, 6, 7, 7 zone. Facciamo senza. 7. Facciamo un fuoco da campo piuttosto. Lo faccio, no? Però magari me li tiro dietro fino a casa. Dove sei? Nella casa laterale di qui? Sono due case a destra. No, mi hanno già visto. Io stanno venendo qua in 4. Figa, non li ho mica visti. Scappo a casa. Ah no, non posso. Casa è già qua. Dove siete? Aspetta. Sono a sinistra. No, Ricky, torna indietro. L'ho visto. Stanno arrivando 3, 7 zombie. Cazzo, 7 sono tanti. Vieni fuori, Fabio. Dove siete? Esci, poi guarda a destra. Cazzo, mi hanno preso. Certo, mi hanno colpito, ma non mi hanno fatto niente. Sono qua. Vedo Ricky che arriva, che figa quanti. Per me sono. Tirali. Quanto cazzo incassano? Scavalchiamo la barricata e ritiriamoci un attimo. Vai. Aspetta. Ok. Andate. E se non morso. Andate. Tutti andati? Sì. Forbici. E che non abbiamo bene a bombare. Abbiamo 4, 3 o 4. Io prendo i beta bloccanti che ho trovato, visto che il mio vino è terrorizzato. Allora, questa non è una gran casa, però per cominciare, se non ne troviamo una bella, siamo qua. Anche perché è la nostra casa. Comunque c'è la vegetazione da 3 lati su 4, anche quella copre, cioè non è come un muro alto, però. E poi lo costruiremo. Ma ci vuole una vita, vero? Non. Posso sfasciarlo lo steccato? Sì, ma non mi conviene. Ma non l'ho vista. Qui c'è un po' di roba da sfasciare. Siete in quella casetta? No, io ma sono spalla, vassoio per massimo. Sono sotto casa nostra che sto facendo un po' di ricerca di pietre, legna da ardere, rami. Se trovi delle pietre appuntite potrebbe essere utile. Sì. Sai che abbiamo ricerca, il libro, eh? Sì, ci abbiamo ispezione livello 1, vero? Sì. Spaghetti in scatola, piatto fantasia. Qui c'è un sacco di roba. Ho svuotato la cucina. Dove siete voi? Antidolorifici. Siamo nella casa di fianco. Quella dove eravate prima o quella dopo ancora? Quella dove che abbiamo scavalcato per uccidere gli zombie. Qua poco fa. C'è quasi niente da roba. Ti vedo qui fuori, Michi. Ma qui ci siamo già stati. Devo prendere di cibo, l'ho preso. Qua ci siamo già stati. Vado a prendere il barbecue allora, visto che tanto li abbiamo ammazzati. Fa danni, Fabio, che sto tirando via i vetri. Ok. Andrà a poco. Ci sarà poi da fare la terza casa qua. Poi Ricky, fai da mangiare qualcosa di un po' sostanzioso, perché sono già.
è già affamato, ok. E ormai, Eric? No, il manganello da poliziotto, da sbirro. Merda, l'allarme! Via, 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 torniamo a casa. Erano già gli zombie che venivano dal bosco. Sì, li hai visti? Sì. Occhio che non ti seguano a casa, Eric. Merda, ce n'è uno anche qui. Guarda, okay. Vedo degli zombie a sud che stanno andando verso la casa dell'armata. Sì, meglio entrare in casa. Ma chi usa la casa? Io ci ho chiuso fuori. Ah, forse io ho fatto blocco e poi siamo usciti tutti dal retro. Ah, arriva già uno zombie. Sì. Più di uno. Non fate rumore, non fate rumore. Così quelli che sono a sud della casa non vengono qua. Ok, smesso. Barbecue, fatto... vabbè, ma loro sono attirati da rumore. Questi tre qui li dobbiamo affrontare. 4, 5. Quelli a sinistra, dico. Dobbiamo per forza affrontarli. Saliamo un po' e poi li affrontiamo. Saliamo un po' e poi li affrontiamo. Io sono anche affamato, non va bene. Tipo no, vestito adesso. Attento Ricky, attento Ricky, attento Ricky. Merda, merda! Cazzo! L'accelerazione sanguinamento. Ok, mi sono bendato. Merda, quanti cazzo ce ne sono? Tutti quelli del vicino. Cazzo, ne arrivano. Quanti ne arrivano, ragazzi? Andiamo via. Noi, scappiamo. Andiamo, rifugiamoci nella scuola allora, scavalchiamo la recinzione e scappiamo. Cazzo, ce ne sono alcuni anche che dalla scuola hanno sentito. Cazzo di allarmi. No. Vedi che quando mancano le forze fai più fatica a scavalchiare la recinzione. Devo far da mangiare. Sono un po' addolorato. Io non ho più niente a mangiare. Neanch'io. Beh, vabbè, ma non muore subito. Cioè. No, però dopo combatti a male. Cioè, dopo c'è okay. Molta fame, estremamente affamato, tipo, poi c'è tipo, stai morendo di fame. Devono passare 3 o 4 giorni per morire di fame, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo per trovare degli armadietti con del cibo qua. No, beh, io ho del cibo dietro, però non ho le padelle, devo vedere, spero che ci sia qualcosa di là. C'è uno zombie qua dentro. Eccolo. Vai giù. Adesso fate più fatica a uccidere, sono più stanchi. E non mi segna il cadavere. Anche a me ho fatto qua. Adesso un l'hai preso su Fabio, mi sa. Sì, ma non me lo segna. È scomparso. Perché te lo l'hai preso su secondo me? No. Non l'ho preso. Boh, si è buggato. Bevete. Se avete sete. Qua c'è un altro zombie di là. 2, 3. Un brutto momento. Stanno venendo di qua. Questo c'è una chiave. E stanno arrivando degli altri a delle porte. Merda! E che c'è la biblioteca lì? Apro la porta. Vai. Ne stanno arrivando altri 2. 3, 4, Niki. Sono. Andato. Non scavalcare. Questa è la libreria della scuola. Qua troviamo quanti libri, ragazzi. Mamma mia. Qui ci dobbiamo tornare. C'è il mondo. Ci sono veramente tanti libri.
sono tutti, sì, praticamente. Sartoria, pronto soccorso, rivista per ingegneri. Sì. Sì, sì. Elettricistica volume 1, ispezione. Tiro via la benda. Allora, intanto c'è... Benda sterilizzata. Allora, torniamo a casa prima di staccare. I generatori. Benda, se abbiamo tutti i fumi davanti. Lo leggo subito. Prima che muoia io. Dov'è che era la cucina? Di qua? A destra, in alto a destra. Io sono la cucina dei professori. Ah beh, c'è una scodella. La scodella c'è, ce la teniamo. Da mangiare qui dei professori. Ho visto che c'erano dei cereali e del caffè. Io c'ho della roba da mangiare, ragazzi. I cereali me li sto mangiando. Nel sacchetto di carta, che lo prendo io adesso, c'è del cibo. Allora, un po' di cereali me li sono mangiati, ma dovrebbe essercene ancora. Me lo metto... Volete dei cereali? No, guarda, io ho il pollo fritto. Patatine fritte. Ho mangiato un avocado. C'ho anche i tovaglioli di carta. Sì, allora me li mangio tutti i cereali. Mangia, mangia pure. Che facciamo adesso? Dobbiamo tornare a casa? Sì, dobbiamo riuscire a tornare a casa. Non so se... In teoria gli zombie... Sì. C'è stata un'esplosione, non so se l'avete sentita. Sì. Questa cosa potrebbe attirare gli zombie verso quella direzione. Però non so bene dove è avvenuta. Se no, qualcuno li attira lontano da casa e poi scavalca la recinzione. Sì. Poi scappa, magari. Possiamo fare anche così. Ecco, guarda, vado, Fabio. Abbassati. Ci sono gli zombie di fuori. Ce n'è uno di fuori che camminava. L'ho visto. Quante forbici che abbiamo trovato in questa partita. Sotto cazzo non le trovi neanche a piangere. Sì, che quante finestre, cazzo. Che facciamo? Andiamo via da qua. Dobbiamo tornare, sì, a casa. Ma dov'è Niki? Sono qui a scuola io. Io sto seguendo Fabio. Niente, usciamo. Usciamo dalla scuola. No. Ho trovato un Hotties, che penso che sia tipo o la rivista porno o un film sì, porno. Portalo, portalo. Lo mettiamo su. Non l'avevo mai visto. Merda, sto trovando qualcos'altro, ragazzi. No. C'è un altro allarme. Un allarme. Dove è lontano da noi, però. Ma dove è partito? Non l'abbiamo fatto partire noi. Sì, deve magari l'hanno fatto partire qualche zombie. Sarà sotto lo zombie. O che è entrato in quella casa, ha sfondato la finestra. Dai, torniamo a casa. Potrebbero muovere, portare via gli zombie. Sì, guarda, vedo gli zombie che vanno verso quell'esplosione là, dopo la recinzione. Tutti stanno andando via, tutti. Boh, meglio. Lasciamoli andare. Sì, sì, lasciamoli andare. L'hai presa la cassetta porno? Sì, sì. Dopo lo metti su, la metti su net. Non so se si può. È una videocassetta? Non capisco, c'è scritto Hotties. Cos'è che è scritto? Riduzione noia 40, riduzione stress 50. Non fatemi vedere, stanno andando tutti a destra verso l'esplosione. Sarà stati loro a provocarla? Non lo so. Vediamo se ci sono altri zombie. Sì, ne arrivano altri. Siamo fortunati che siamo qua dentro. Non ce la faccio. Siamo fortunati che siamo qua dentro a questa barriera. Ci passano tutti intorno. Esatto. Guarda, anche a nord vedo 3-4 zombie che... Guarda quanti che stanno guardando a sinistra. Stanno arrivando un botto di zombie a sinistra e a nord. Tutti passano attorno a sta cazzo di recinzione. Vediamo se c'è qualcuno che si butta dentro, però. Non in grado di scavalcare. Sì, perché a un certo punto la recinzione poi diventa bassa. E lì possono scavalcare. Ah, dai, che la rompono. Più di così non riesco a zoomare indietro, non riesco a vederli. C'è un limite di field of view. Sì. Penso che dipenda dalla prestazione del computer. No, stanno andando dall'altra parte adesso, si sono fermati. Sì, si sono fermati. Stanno cominciando a girare a caso. A me è partita la musica, quindi secondo me
o qualcuno ci ha visto. Sì, guarda, quella lì nera vestita. Deve aver visto te, Fabio. Io sono seduto. Sento anche. Niente, dai, proviamo a tornare a casa a sto punto. Sì, direi di sì. Passiamo qui a destra, però. Che mi sembra che ci sono un po' meno zombie. Cosa dite? Sì. Lì dove c'è quello zombie, ne vedo uno che mi ha già visto. Ok, passiamo di lì. E poi ce ne sono ancora un paio attaccati a casa nostra. Io vedo Ricky, ma Nicky, tu dove sei? Qui, di fianco. Ecco. No, un po' di zombie ci sono. Adesso vanno tutti a sinistra, vanno a sinistra. Merda, alcuni hanno scavalcato la recinzione. Però adesso hanno cambiato idea e sono tornati indietro. Cazzo, stanno entrando tutti nella scuola. Ma che cacchio, come sì, fai? È vero, stanno entrando nella scuola. Trascini col destro, Ricky. Puoi spostare un po' la visuale. Ah. Sì. Stanno entrando. Okay. Direi che nella scuola non ci andiamo più. Direi che è il momento buono, ragazzi. Via. Yeah. Giù di qui. Veloci. Esiste la mod per fare i camion con le motoseghe? Mi sa che esiste la mod dove puoi strisciare. Andatissimo. Entriamo da dietro. Fabio? Sì. Con quel bel caschino giallo che ti vedono tipo lontano 42 km. Aia, la finestra sul retro è rotta. Oh. Potrebbe esserci dentro uno zombie. Sì, se non è riuscito. Guardiamo. Aspetta, non passare attraverso, ma tira via la. No, no, voglio solo vedere. Sì. Perché non posso vedere? Ah, perché c'è la tenda. No, ma tu fai così, guarda. Shift E, adesso la tenda non c'è più. Sembra buono. Okay. Provo a entrare. Ok, pulito. È entrato ed è riuscito. Penso di sì. Sì. Chiudi la tenda. Però qua dobbiamo assolutamente. Sì. Posso rimuovere una barricata di là e spostarla di qua. Mangia, Fabbo, che c'è ancora la roba sul vassoio. Sulla cosa. Smonta barricata. No. Guarda come le fa col piede di porco, bellissima animazione. Che c'è il piede di porco. Sì. Ho tolto la barricata da una parte col piede di porco e la monto dall'altra. Se hai i chiodi puoi farlo. Ce li ho. Abbiamo tipo 200 nell'armadio. Sì. Ma no, non per esagerare, letteralmente. Sì, lo so. Dai, io ho mangiato metà del cibo perché. Sì. Vedi che fa un piatto svuota frighi, uno stufato di carnazza di merda. Sì. Adesso tiro e svuoto un attimo lo zaino. Ok, ti ho rimesso la padella dentro nell'angolo. Spaghetti in scatola. Ora abbiamo. Ho barricato anche l'olio per muffin. Sì, ovviamente quella non è la barricata seria perché ce ne vogliono 4, però va bene. Cioè per cominciare va bene. Quello che ci avevamo. Cazzo, per colpa di tutta sta puttanata ci siamo persi anche oggi il programma di carpenteria. Puttana. Vabbè, ridiamo, ma sono già 2 giorni che lo perdiamo. Che lo perdiamo. Allora, piselli, ho 2 miste. Crudo bistecca. Bistecca. Ok, la spalla sinistra è guarita. Vediamo la destra. Ok, sono guarito. Niente, ragazzi, però mi siedo qua. Sono guarito anch'io. Questa chi era vuota? Distruggi, perché? Allora. Io, ragazzi, devo staccare. È tardissimo. Sì, però. Vado anch'io, ho letto. Beh, dai, prepariamo dopo. No? Mi metto qua con il mio libro e chiudo così. Quasi finito.
Sì, come sto guardando cosa posso fare con l'elettricista, ma posso fare una radio, però tanto ne trovo. Avete detto prima che avete detto una cagata mostruosa, hai detto a scuola non ci torniamo più. No, a scuola ci andiamo perché là ci sono tipo 70 libri che ci servono. Ah, c'hai ragione. Ragazzi, i videogiochi, se li avete tenuti? Sì. Io li posso smontare. Li puoi smontare? Allora, io metto giù... Ricky, leggiti questo libro qua, che è utilissimo, va. Guarda che io devo finire di far da mangiare. Ho lasciato lì, in centro della stanza, il libro Come usare i generatori, a Riccardo serve. Sì, a me no. Se per caso Fabio non c'è o fa una brutta fine, non vedo Riccardo. Poi lascio giù anche davanti alla televisione un altro regalino per voi, ragazzi. Fatene buon uso. E chiudetevi in bagno magari quando fate un po'. Ecco. Vedo, aspetta, prima di andare voglio vederla. Ah, non si vede un cazzo. No, ah, oh, no, è una rivista. È una rivista, secondo me. Sì, non è una cassetta, è lettura. È una cassetta. Fosse stata una cassetta, la mettevo sulla TV. Può? Cioè, brutto maialone porcellone. Dai. Ciao, ragazzi. Ciao. Ora... No, finendo di cucinare la roba, la tiro fuori dal forno e poi spengo. Comunque mi sono divertito un casino. Anch'io. Figa, sta bello. Lo dobbiamo rifare. Dobbiamo seppellire il cadavere di Ricky appena abbiamo la pala. Sì. Non è il cadavere, io in verità sono riuscito a scappare, ma... È il buclone. È un'altra storia. Dobbiamo separare e poi possiamo fare la croce quando ci sono due. Sì, si può. Quando ci sono due assi. Sì. Boh, allora. Le prossimo. Le scarpe come sono messe? No, sono ancora messe bene. Dai, ci vediamo al prossimo giro, ragazzi. Devo andare. Ciao, buonanotte. Ciao. Io finisco di cuocere le cose. No, se non c'è Fabio si spegne. Io sono già uscito. Ciao ragazzi. C'ho la roba nel forno. Mancano 10 secondi. Va bene, ciao. Ciao. Allora, ok. Prendi. Spegni il forno. Una donna per caso. Figa, 80, questa è tanta roba. Posizione oggetto. Tac. Ok, abbiamo la roba pronta da mangiare. Chiudiamo la porta. Allora, porta chiusa. A posto. Boh. Va bene, a dopo. Ciao ragazzi. Alla prossima, ciao Niki. Ciao.